Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buon lunedì e good morning, good morning, good morning! 6 novembre! Come si dice novembre in inglese? Novembre. Pescadier, come in spagnolo, asso. Bernasso di Cordonosso. Buongiorno ragazzi. Allora, maestro Lello, come stai? Benissimo, salutiamo il grande. No, io non saluto più. Amichelini, devo vedere Peppi, dov'è? Scusi, lei che cosa ha perso? Dai, soffri. Scusi, lei che cosa ha perso? Ma per lei. È in diretta su Barletta a Vesta. No, basta. Che parola agita? Lo sai chi è lui? Chi è lui? Divis, Peppino. Peppino, il fratello di? Ce l'ha la capa come Dima. Ma la stessa capa di Dima. Che basta. No, ha fatto copia tre giorni. Un stent. Oh, non lo conosco. Ma io faccio un contrario. Secondo me vedi che esce là. Non esce, oggi. Vedrai che esce. Dima mi fa sempre il. Mi dà sempre il buongiorno prima di tutti, no? Perché lui si sveglia alle 4. Ma sai che non trovai sull'autostrada? Quando andai a Napoli, stavo sull'autostrada lui. Facevo un messaggio. Non t'ho visto. Era poco prima del partito. Il costo del telefono. Ragazzi, la macchina di Lello, anche se qualcuno poi. Cioè, è un ufficio. Il nostro cane preferito. Il suo cane. È lui. Sono tranzio. È una centrale telefonica. Comunque ieri la domenica, no? Ci sono stati un po' di. Come si dice? No, ieri non è successo niente. Ieri c'è stata la selezione del più bello di Barletta. Ho visto! E tu non c'eri? Io sono fuori concorso. Come si vede fare? Devo stare a casa da me. E c'è un bel pezzo. Mica se si dice che andava a passare. E se passa, mica ti dice qualche cosa. Se la fetta l'ha stradato? Ma tu perché non fai il concorso? Perché non sono bello, dai. Il bello. Mia madre dice perfetto. Che non significa bello, significa perfetto, capito? Ma c'è di che sei bello bello. Bello bello significa che non si accinta. Allora, che è successo ieri? Che allora, io quello che voglio dire ai signori che criticano sempre. Chi è? Se dice che brutti ragazzi. Allora, il concorso è di parrucchiere, che poi si chiama il più bello di Barletta, dei parrucchieri, cioè della. Che serve? La critica così era. La critica era il tutto che c'è questa macchina qui. Che non era. Ho capito, cioè bel ragazzo, non pensavo che c'è tutto. Infatti comunque per me sono anche bei ragazzi, non è che sono brutti. Cioè, eh? Bei ragazzi. Allora vanno un praise, volete, dice a commia. No, vanno un praise da Canale 5, perché c'è a Maria De Filippi, tutto quello che è buono, che è buono. Un barlettano si mette in gioco, non è buono. Cioè, perché dobbiamo essere ma così? Le critiche da chi sono arrivate? Dalle donne? Dalle donne sposate. Ma non è che dicevano. Cioè, può essere anche un non apprezzamento, sono d'accordo, non è che voglio dire. Però il fatto che. Cioè, si aspettavano di più. Ma non lo so, cioè, cosa aspettino si guagna uno. Ragazzi, uno più bello dell'altro, per me, io che sono un uomo, non sono brutti, cioè, uno. Pure tu, il giudizio tuo. Sulla bellezza è diversa con le donne, dai, ci capisci. Ma tu. Io quello che voglio dire, non hanno capito il senso del. E allora forse del titolo, anziché chiamare il più bel dell'uomo, il più bel taglio dell'uomo. Ma ora si gioca su queste cose, per esempio quelli dell'Avis che mettono Shitu Senk, che ci fa anche la polemica di. Cioè, allora tu Shitu Senk lo leggi. Cioè, invece ci dona il sangue. Non lo vedo. E invece tu così, se tu sei che ti dà l'idea della cosa, cioè. E cioè, ti hanno criticato. No, a me non mi hanno criticato, assolutamente. Cioè loro si spostavano qualcosa di piaggia la carriera. Cioè. Ah, Anna Vaccarello. Ciao Anna. È sempre un piacere. Sì, ci siamo con. È bene. Oh! Incidente in diretta! Cioè, ma veramente.
era bella, cioè, era male, era bella, ci facevamo il giro in dritto, cioè, ma ti rendi conto a tamponare, cioè, io non vengo più, bello, e che vuoi, dai, un po' che te è qua a morire, ma che favore, cioè, mi sono spaventato, bello. Manneggio di Apple, manneggio. Sta frenata prima parte, io proprio questo caro spigliato. Ah, dai, frate me. Io mi ho un cane. Ehi, bello! Tu c'è un cannone, ehi. Sta buttato tutto là, davanti alla sala, eh. Un cane di caccino, ragazzi, che c'è. Visto che ti ho detto, chi è chi ha. Cioè, ma uso una gestione, frate. Sì, ma arriva lo spiraglio, un spray. Ciao, Carmine! Solamente ne hanno loro due cose. Che bello, guarda. Hanno tolte? Eh sì, dava fastidio questo qua. Vedi che colore? Sì, è bellissimo. Ma c'è, no, ti preoccupare, ci scaldi. Vado. Questo vuole che mi muori, oh. Ne ci aspetta, ecco, ne faccio niente che non c'è sole. È vero, amici? Questo qua di Cipro. Ah, Anna, lo sai che i miei ragazzi hanno incontrato dei ragazzi di Cipro a Cambridge? L'altro giorno stavano con dei ragazzi di Cipro. Oh, che bello, vedi? Vedi il raggio che si vede? Sì, lo so che si vede. Secondo me se siamo un paio d'ore tu io. Sì, a fare che io. Va bene, cioè, io quella che... Irma mi è venuta da parte, vai! Io quello che voglio dire, cerchiamo di essere più... E poi un altro episodio che lì stava a dormire. Cioè, un ragazzo stava schiaffeggiando la ragazza, alla sua ragazza. Anzi. Luigi che fumava sigaretta. Toutrasin. Al balcone. Faccio vicino a freddo. Toutrasin. Mentre stava mandando mazzata qui. Figurati Luigi. Luigi non dice tra parole. Voglio un trasin, fatica tutto. È Luigi. Cioè, scendi chi scalo da un balcone. No, fuori alla porta di casa. Cioè, ma vedi che sta succedendo, vedi che cosa. Ragazzi, buongiorno Rosa Caputello. Buongiorno Caputello. Rosa. Abbiamo evitato un incidente, ma il problema è su quel, come i programmi, i tronisti. Quindi quelle si aspettavano i tronisti. Quelli belli. Sì, vabbè, allora c'è la canale G. Penso perché ha vinto sto torneo? No, ieri hanno fatto le selezioni dei ragazzi, no? E quanti sono arrivati? Erano 56. 56 taglie? Erano 56 persone che hanno visto la club, che la Fiatelli, ah. E 20 le prenderanno. Ah. E noi io posso andare, no? No, no, siamo piccoli. No? Sì, cosa ci viene, sta facendo fuori. Oh, ciao Michele, Michele di Bari, se era negli anni nostri, era lui il più bello di Barletta. Scusa Michele, nei commenti due minuti fa hai scritto, all'epoca nostra eravamo noi più belli. No, ieri ero più bello. Era bello di Barletta. Nick Cayman, Nick Cayman. E pizzicava. Pizzicava. Andò ciavacciava, ma che faceva strange. Io non dimenticherò mai che andammo a Canusa che facemmo Key Sandwich, non so se ti ricordi, quella DJ cinese. Sì, è vero. In giapponese. Asiatica, bravissimo. Andammo là e andammo a Canusa perché lei c'aveva un'altra serata. Però stavamo in un locale bello a Canusa. Praticamente. Come a terretta Canusa, freddo, ma calma. I canusini ci morirono, impazzirono proprio. C'erano le donne, Madonna! No, era uno che faceva scena. Quindi uno di quelli. Oscuro, un bel ragazzo, curato. E mo' andate scemo. Come a mare. Ti stanno crescendo ma qua è sempre un macchio del 2 a mai. Stanno crescendo i capelli. E quello. Ma fa, dobbiamo ricostruire la comitiva. The kid is not a shame. Oggi c'è una festa. Ciao Lello, ciao Antonio. Va bene ragazzi. Ciao,
Allora io vi do il mio saluto perché questa settimana non ci vediamo, ci vediamo lunedì prossimo. Si sono accudate. Ehi ragazzi, a pagnotto. Venardene va a venire, me go a Ocos, Venardene. Ma ottobre, vedi da questo. La gioia e col dolore. Ah, devi andare ancora. Scusaci, sei tu alla strada. Scusaci. Un patrone. Eccolo che è chiesto. No, lavoro, 8-11, Cambridge, allora ti facciamo disperata un saluto. Disperata Doc, buongiorno. Dammi. Quindi ci vediamo lunedì prossimo. Dalla Germania. Un saluto. Dove la sera? Andiamo alla scuola, tu non ti preoccupare, ma... sta a chiovere, non ti arrivo a te. No, pizzata. Ma come? No. Ieri la sono picchiata di me. C'è magari... Che male. Magari, scusami, lasciate a te. No. Ma lei è un insegnare. Insegnare e poi ammetti. Un marciapiede non ha questo. Cioè, ma adesso sono un marciapiede da scena. Ehi, comunque stamattina stiamo con cacchezza, ovvio. Sì, stamattina dobbiamo rompere le scatole a tu. Cioè, c'è sto marciapiede, perché stiamo pensando? Ragazzi, qui c'è molta, non menefreghismo, quella è la parola giusta. I petardi qua, messi petardi. Già non si può stare più qua la sera. Il 6, oggi è 6, il 6 del mese prossimo sarà la vigilia del falò che dobbiamo fare noi, che è il 7. Cioè, fanno un mas, ma come dopo c'è? Lo sai che hanno fatto il falò? Il 4 novembre a Cambridge si fa il falò. Hanno fatto il falò, dopo vi faccio vedere la fotografia. I formaggi arrivano. Salutiamo Roberto, che ieri ha vinto con il Sassuolo. Meno male, ha recuperato un pic. Ragazzi, venerdì 10, il mio cuore è con voi. Grazie. Al karaoke. Quindi la prima puntata, giocatevela voi, capo di casa. Bravissimo. E noi vi salutiamo, vi auguriamo una buonissima giornata, un buon lunedì, un buon inizio di settimana, nonostante che piove. Oh, meglio, piove a mano di vita. Ah no, un angelo fracanino. Barletti e Avis. Ciao!